Volevo chiedere sul POX. Dal centrodestra è stato messo in dubbio proprio la stessa fattibilità del progetto di parcheggio interrato, perché c'erano Sì, forse dei sì, problemi a sì, sì. livello geologico, non lo so. Su questo. Allora, noi siamo in grado di mostrare che è il contrario. Lui ci dica, il centrodestra ci dica da dove ricava queste cose e siccome come alternativa ha posto il sottosuolo del parcheggio dell'ospedale vecchio, ce l'ha posto. Ha detto c'è un progetto fatto da Conflitti 5 anni fa, se volete ve lo tiro fuori, ce l'ho, bene, che prevedeva dei parcheggi nel parcheggio attuale dell'ospedale vecchio. A 100 metri di distanza non cambia, l'assetto idrogeologico non cambia. Ci stanno prendendo in giro. No, dimostrano ancora una volta che non conoscono il problema. Adesso fanno i ristoranti in mezzo all'oceano. Non so cosa costa. E va chiarito che Pio X, quando si parla di sottosuolo, non si parla di sovrasuolo, si parla di sottosuolo. Che non mette in discussione, l'amministrazione ha fatto un accordo dove non entra nel merito sopra. E sul problema delle cubature, guardate, dovrebbero ringraziarci. Perché le cubature, se non possono col nuovo PAT, non possono essere fatte lì, ma possono essere vendute o fatte da un'altra parte, vuol dire che noi salvaguardiamo l'ambiente, il verde, il parco, il campo sportivo in una zona centrale di Porto Gruaro che è vicino a un fiume. E ricordo che il progetto del Comune di Porto Gruaro parte da Viale Isonzo, fiancheggia la pista ciclabile della casa di riposo, fiancheggia il teatro, viene fuori l'oratorio e va a San Giovanni. E quello è un territorio che rispetto alla massa edificatoria attuale viene dimezzata, non in termini di cobertura, ma in termini di impatto. Cioè oggi tutta l'area è compresa nell'oratorio. Dopo, nella soluzione che conoscono dirigenti nazionali, regionali, capigruppo, tutti conoscono, e guardando la caserma dalle poste, lo sviluppo avviene neanche su tutta la parte sinistra. Perché tutta la parte destra è verde, dove c'è la roccia, e nella parte sinistra, in fondo c'è il campetto, e metà della parte destra c'è l'oratorio. Quindi stiamo parlando, o non conoscono, conoscono molto bene, fanno finta di non conoscere. Dopodiché, anche noi siamo disposti a discutere, tranquillamente. La soluzione migliore è che venga fuori. Noi l'abbiamo ritenuta importante quell'area, non per la curia, ci interessava i parcheggi. Io posso fare un intervento, visto che viene Scusa. citato il sindaco più volte. Noi sul Pio X abbiamo le idee abbastanza chiare, che non sono assolutamente in contrasto con quello che ha detto prima il sindaco. Noi pensiamo che il Pio X, siamo tutti d'accordo che la struttura così com'è è dispersiva e ci dobbiamo mettere le mani quando è più fresco possibile, anche perché è un grosso volume che non è sfruttato e andrebbe messo a disposizione della città per farne, secondo me, un uso molto ben adeguato. Quello è che noi abbiamo una posizione diversa sono i parcheggi sotterranei, ma non perché non vogliamo i parcheggi sotterranei, perché vogliamo salvaguardare il verde che attualmente è finalizzato a un campetto di calcio, magari in futuro sarà finalizzato come verde per altri usi, ma lo vogliamo conservare come verde, cioè vero e proprio. Pensiamo e pensavamo che si possono fare i parcheggi sotterranei nel piazzale del vecchio ospedale e magari in Piazza Castello dove c'è attualmente la sede dell'autostazione delle Corriere. Quindi noi il nostro obiettivo era di salvaguardare quel poco verde che c'è a ridosso del centro storico, via quello della Villa Manzotto e quello del Pio X, oltre quello del Pascoli. Quindi la nostra, facciamo così, contrarietà nel Pio X, solo finalizzata al parcheggio sotterraneo, non alla ristrutturazione e al recupero del sito. Che parcheggi vogliamo anziché lì, che vogliamo che rimanga verde attualmente a calcio, poi si vedrà, che vengono fatti, peraltro ha già aggiunto il sindaco. Tempo fa l'architetto Fanzago aveva fatto tramite alcuni consiglieri, aveva presentato un progetto, C'è ancora? c'è ancora, che tra l'altro si è anche ridotto perché i beni ambientali il dispensario lo considera un bene da Nero. salvaguardare, penso a te, voglio vedere.
Quindi questa è la nostra divisione, non che non vogliamo che ci siano mesi e mani, vediamo anche perché siamo d'accordo anche noi che non c'è un problema ideologico farlo lì o farlo sul piazzale vecchio, è solo un problema di scelta politica di mantenere a tutti i costi quel verde, come un polmone comunque a disposizione per le future generazioni.